Salve a tutti e bentornati nel canale. Io sono sempre Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi andremo a fare una sorta di riassunto di quello che c'è stato quest'anno. Vediamo se ho il tempo di ripercorrere tutto al limite. Darò comunque sia più spazio a quello che è successo, diciamo, all'inizio di quest'anno e ciò che appunto mi ha fatto diventare quello che sono, diciamo. Avevo le idee chiare per quest'anno e ve lo posso dimostrare tranquillamente. Il mio 2021 è iniziato così. Ero in live su Twitch tutta la serata. È vero, c'era il coprifuoco e tutte le norme restrittive, ma avevo comunque a casa i miei amici e io comunque ho deciso di passare la serata qui, in live su Twitch. Avevo fatto una promessa. Era più una speranza, in realtà. Grazie, veramente, grazie, grazie, grazie di cuore. Spero che questo 2021 sia migliore, che io riesca a portare più contenuto su Twitch, più contenuto su YouTube. Ma l'importante è appunto divertirsi insieme, perché Twitch, YouTube, senza voi che state in chat non sarebbe veramente un cazzo. Grazie, 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 grazie a tutti voi. Grazie per essermi stati vicini. Grazie a tutti, raga. Grazie veramente. Così è stato. Il 6 gennaio di quest'anno, 2021, è uscita la top 10 dei migliori album del 2020. Classifica che ultimamente ho rivisto e di cui sono veramente fiero. Pensavo che dopo un anno avrei cambiato idea, ma secondo me è ancora più che valida come classifica. La settimana successiva uscì la mia prima reaction sul canale. I Keys of Orthanc fecero uscire il singolo di Her Mighty Heart dell'album Of the Lineage of King. Ci feci su una reaction. Per chi non li conosce, stiamo parlando di Tolkien Black. Non è propriamente atmospheric black, è più black metal e basta. E devo dire, sono sincero, ero spaventato. Pensavo di non essere né all'altezza, ricordo ancora le sensazioni. E se non riesco a dire cosa penso e se non riesco a dire niente della canzone, che contenuto uscirà fuori se non parlo? Il video tutto sommato è andato più che bene, a parte che ancora non l'ha cagato nessuno. Il formato era veramente un po' imbarazzante. Avevo a tutto schermo il video della canzone e in piccolo c'ero io. Avevo ancora una grafica molto vecchia, cosa che però corressi alla reaction della settimana successiva. Uscì quindi il nuovo singolo degli Yildiz, Blood Road Bulger, e lì sistemai un po' il tutto. Misi in evidenza me e la reaction, cosa che aveva molto più senso. E in piccolo appunto il video della canzone. Unico problema era l'audio, che cosa che mi portava appunto ancora dietro dalla reaction precedente. Successivamente arrivò un video un po' particolare. Mi sono discostato dai contenuti precedenti, ma nonostante tutto ho voluto lasciarlo pubblico. Ve la racconterò in un'altra sede questa storia. E non è questo la sede adatta, diciamo. Questo era un estratto di una live di lettura che feci qualche giorno prima. Ero solito fare live di lettura la sera tardi. Leggevo Lovecraft, Poe e tutti i monumenti della letteratura horror e cosmic horror. Mi piaceva moltissimo come format su Twitch. Si chiamava Il racconto di mezzanotte, perché appunto andavo a mezzanotte in live su Twitch e leggevo appunto i racconti horror molto belli. Lessi quindi la poesia agli dèi di Lovecraft e feci un'attenta analisi del testo di questo racconto stupendo. Il video è ancora in piedi, se vi piacciono questi contenuti andatevelo a vedere e chissà se in un futuro possa tornare come nuovo format. Arrivò quindi l'album dei Wizardtron, anzi non ancora. Questo gruppo si era appena affacciato sul panorama della musica e volevo capirne di più.
Uscì quindi il video in questione, Wizardtron, chi sono e cosa faranno, dove praticamente analizzo tutte le informazioni che al tempo avevamo e cercai di capirne di più su tutto quanto. Lessi e tradussi tutto quello che avevamo a disposizione e venne fuori, a parere mio, un bel video. In tutto questo però ero ancora frustrato dai risultati dei miei video, ci mettevo tanto impegno e tanta costanza, ma non vedevo i risultati sperati. Fu così che per il video successivo che avevo in mente studiai come posizionarlo bene, studiai la SEO di YouTube e ci misi tanto impegno, rimanendo sempre me stesso ovviamente. Uscì quindi il video in cui presi praticamente il volo, quello che consacrò ufficialmente la mia carriera su YouTube, la storia del black metal, la nascita dell'Inner Circle. Mentre questo video usciva, mentre usciva questo video, io pensavo: non mi importa se questo contenuto è stato portato da milioni di persone qui su YouTube, ho voglia di raccontare questa storia e la racconterò a modo mio, ho voglia di sfogarmi. È una storia molto particolare che a me piacque molto e che ha segnato la mia adolescenza, nonostante io ancora non ascoltavo black metal. Avevo voglia appunto di raccontare questa storia. Decisi quindi di dividere la storia in più video, così che avessi più contenuti da portare qui sul canale. Feci una copertina molto tranquilla e minimale, curai la SEO e caricai quindi il video. I risultati li cominciai a vedere praticamente da subito e questo mi spinse a fare sempre di più. La settimana successiva caricai la seconda parte dedicata ai crimini del movimento. Ricordo ancora quanto ci misi per editare quel video. Tuttora non sono ancora ferrato su After Effects e quella forma audio che vedete o avete visto appunto su quel video è frutto di un lavoro enorme, ma solamente perché non sono capace io, non fraintendetemi. Settimana successiva volli spezzare un po' perché volevo appunto portare una recensione e far contento il mio amico Lorenzo. Sapete, io quella settimana non dissi niente a nessuno e Lorenzo lo scoprì appena uscì il video che avevo fatto appunto la recensione del suo album. E recensì appunto quindi il suo album, che in sé per sé il video non era neanche malvagio. Adesso ovviamente se dovessi rifarlo sicuramente curerei di più alcuni aspetti che al tempo ho trascurato. Infatti il video è rimasto lì, tra molte virgolette, nascosto nel canale. Tuttora ho ancora bisogno di questo, se ancora non l'avete capito. Mi piace spiegare la storia sotto generi, analizzarli, ma io nel frattempo ascolto musica e quello che mi piace fare è appunto analizzare i testi e condividerli con voi, e questo un po' mi mancava al tempo. Torno quindi poi a parlare del black metal con la morte di Dead. Facendo questo video io mi rendo conto che Dead non era una persona normale. Facendo le ricerche e montando il video vado più a fondo e riesco a capire Dead. La storia della black metal è stato un video che mi ha fatto veramente crescere moltissimo. Diciamo che mi ha aperto un sacco la mente. Il fatto di studiare questo argomento mi ha fatto capire tante cose. Non tutto ciò che da fuori è malvagio in realtà dentro lo è. Soprattutto sono rimasto veramente colpito dalle parole di Jason Sherlock. Nessuna presa in giro, nessuna parodia, nessuna ironia. Non scherzerei mai su un genere musicale o sui musicisti stessi appartenenti alla scena. Ho grande rispetto nei loro confronti. La musica di Immortal, Emperor, Dimmu Borgir e Satyricon è incredibile, spettacolare, magistrale. Uno può portarle rispetto pur non condividendone i contenuti tematici. Questa cosa praticamente scatenò dentro di me una reazione incredibile. Cominciai a pensare se Sherlock riuscì a rispettare questi musicisti, io che problemi avevo? Avevo bisogno solamente di immergermi completamente in questo genere per capirlo a fondo. Io conoscevo Lamb Black, la sua storia da parecchio tempo, forse dalla mia adolescenza appunto,
e volevo raccontarla. Per me è stata veramente una grandissima soddisfazione dare spazio a questo genere e raccontarne tutte le sfaccettature. Nonostante conoscevo comunque il genere da tantissimo, non sono mai riuscito a digerirlo, fino a che appunto non ho fatto questi video. E devo dire che sono riuscito finalmente ad apprezzare gli Antestor e sono veramente pazzeschi. Li conoscevo da un bel po', come vi ho detto prima, ma non sono mai riuscito ad ascoltarli perché non riuscivo a digerire il black metal. Sono andato avanti con gli argomenti, con degli argomenti correlati, in modo tale da poter dire sempre la mia e poter crescere nel pensiero. Il video su Quarton è stato il primo video dei personaggi leggendari e sinceramente sono contento di aver dedicato proprio a lui il primo video della playlist. In questo video, oltre a ripercorrere la straordinaria vita di Quarton, diciamo che ho spianato la pista per il video successivo, ovvero l'ultima puntata del black metal, che poi ultima non è, visto che sta continuando ancora tutt'oggi con i guida all'ascolto. Perché dovresti ascoltare Metal Estremo è un brainstorming incredibile. Non ricordavo di aver tirato fuori delle cose così incredibili in questo video, e poi devo dire che è un video che tutti dovrebbero guardare. Rivederlo ora in questo preciso momento mi ha ricordato un sacco di cose. Sono contento di questo, ecco. Mi ha fatto capire che questo canale per me è come un diario. Successivamente uscì che cos'è il Tolkien Black, la guida appunto a questo filone di atmospheric black metal. È stato molto bello fare questo video perché ho raccontato praticamente come io mi sono immerso nel black metal. Diciamo che appunto è stato molto bello per quello. Devo dire che sicuramente farò un video in futuro riguardante il Tolkien Black, perché parlarne in un solo video è veramente troppo difficile. Però è stato molto bello parlare dei miei due gruppi preferiti, ovvero Summoning e Demon Muil. Risentire appunto quello che ho detto nel video dopo svariati mesi, sono, diciamo, ancora d'accordo sulle mie affermazioni, ecco. Poi arriva appunto il nuovo video su personaggi leggendari, e questa volta ho parlato di Alexi Laio, che è un chitarrista veramente immenso. Devo dire che io ho ascoltato veramente poco i Children, però quel poco che li ho ascoltati diciamo intensamente. Devo dire che quando è morto Alexi veramente mi è cascato, non so come dire, ha fatto parte della mia vita più o meno una decina di anni fa, per cui veramente ci sono rimasto malissimo. Per quanto riguarda invece che cos'è il Depressive Black Metal, il DSBM, avevo trovato qualche settimana prima la storia appunto di Natram e dei Life Lover. Leggendola mi sono reso conto che era una storia molto accattivante appunto da portare su un video, per cui ho deciso di fare questo video sul Depressive Black Metal e il Depressive Suicidal Black Metal, il DSBM. Devo dire che le aspettative erano molto molto basse su questo video. Mi ricordo ancora quando lo caricai, ma la copertina fa schifo, ma la SEO è fatta male, ed è qua e là. Caricandolo però mi resi conto che il video piacque moltissimo e veramente sono contento di questo, perché ci ho messo tanto impegno, soprattutto anche nelle ricerche. Sono veramente 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 contento di questo. Per quanto riguarda invece all'intervista a Lorenzo, non è andata molto bene, però sono sicuro che quel video è una perla rara in questo canale che pochi hanno visto, e vi suggerisco di andare a vedere, perché il video in questione è sì di 42 minuti, però è un'intervista appunto a non solo a un mio amico, ma non è una solita intervista dove vai a chiedere cose un po' le solite cose scontate. Io su questa intervista appunto ho chiesto cose molto più ampie, diciamo, come ci si sente a far parte di una band, come ci si sente appunto a avere un'idea e portarla nel concreto. Tantissime domande molto belle me le sono preparate, diciamo, una settimana prima dell'intervista, e sono veramente contento di aver fatto questo video con Lorenzo.
Per quanto riguarda il Symphonic Black Metal classico, mi sono dovuto far aiutare da un mio amico, perché diciamo che sì, gli Emperor ho studiato un pochino e ho ascoltato appunto qualcosina. Per quanto riguarda i Dimmu Borgir, mi sono fatto aiutare appunto da questo mio amico, perché io purtroppo non conoscevo molto bene. Ho lasciato il video un po' aperto sul finale, perché sicuramente, qui ve lo spoilerò, su personaggi leggendari prima o poi parlerò di Shagrat. Non per forza devono essere tutti morti i personaggi leggendari. Shagrat sicuramente sarà uno dei personaggi leggendari che andremo ad affrontare appunto in futuro. Per quanto riguarda invece il concept The Cradle of Filth, vado a chiudere, diciamo, il... ancora non... diciamo che ancora non l'ho chiuso il cerchio del Symphonic Black, perché vorrei parlare del Symphonic Black portato dai Stormlord, ma lo farò, cercherò di farlo il prima possibile. Diciamo che ho chiuso, tra molte virgolette, il Symphonic Black Metal, quello un po' più conosciuto. E Cradle of Filth volevo dedicargli appunto questo video, perché meritano. Questo video diciamo che mi ha tormentato per un po', perché purtroppo è arrivata una segnalazione di strike sul video. L'ho riscaricato perché io l'avevo cancellato, cambiando appunto il video in questione, che era uno spezzone del Wacken. Nonostante io ci parlavo sotto, me l'hanno segnalato, non mi hanno accettato la contro richiesta. E che ho fatto? Ho cancellato quello sbagliato e ho ricaricato quello vecchio, per cui praticamente, se voi andate a vedere il video, c'è uno spezzone che manca di almeno 20-30 secondi. E qui veramente mi fa rosicare questa cosa. Ho deciso appunto di tagliarlo di netto su YouTube direttamente, e niente. Perché su YouTube non mette il modo che ti tolga solo il video tralasciando l'audio? No, Arriviamo quindi a parlare del nuovo album dei Nano War of Steel con annesso concerto. Qui veramente è finalmente un piccolo ritorno alla normalità, se così vogliamo dire, anche se tanto normalità non è stata. Diciamo che il vero ritorno alla normalità ce l'ho avuto quando quest'inverno sono andato a vedere i Linkin Party, i Theater of the Vampire e i Nano War of Steel di nuovo, come potete vedere appunto dopo. Poco dopo uscì appunto la storia di Cliff Burton, uno dei personaggi più leggendari di sempre a parere mio, e nonché il mio bassista, uno dei miei bassisti preferiti. E devo dire che Cliff è veramente tanto. Come dico nel video, Cliff, essendo comunque parte della mia adolescenza in Metallica, Cliff era obbligatorio farci sopra un video, ecco. Per quanto riguarda il post black metal, in quel momento ero veramente infississima con gli Harakiri for the Sky. Sono veramente contento di aver fatto questo video, perché in quel momento avevo bisogno di parlare con voi appunto degli Harakiri for the Sky e di questo genere che è il post black metal, un genere che a me piace moltissimo, devo dire. È arrivato proprio nel momento in cui io volevo parlare di questo. Arriviamo appunto alla storia di Joe Jordison, che era morto 2 settimane prima, più o meno. 1 o 2 settimane prima, adesso non ricordo sinceramente. E non ho voluto farlo subito, il video su Joe Jordison, perché avevo paura di essere etichettato un po' come sciacallo. Avevo paura che mi aveste etichettato come... appunto sciacallo, cavalcare l'onda del "è morto Joe Jordison, quindi parliamone". No, non sono questo tipo di persona io, e ho voluto far passare almeno una settimana per smaltire la cosa, ma neanche dimenticarlo. Diciamo che è passato il tempo giusto per poterne parlare. Jordison, veramente, anche Jordison, a parte che era inaspettatissimo, però ho visto Slipknot, non li ho visti con loro, e devo dire che sono veramente micidiali. Pensate quello che sarebbero potuti essere con Joey. Arriviamo a una nuova reaction, la reaction appunto del nuovo video di Cannone & Fibber. Sono veramente contento di aver fatto questa reaction, perché in questa reaction ci metto del mio, come nelle prossime reaction appunto, ovvero vi narro un po' chi era il Kaiser Guglielmo II. Perché appunto i Cannone & Fibber ci mettono dei spezzoni del Kaiser, e questa cosa a me veramente fa impazzire. Ho voluto appunto narrarvi un po' chi era il Kaiser e un po' la
questione generale che c'era nella prima guerra mondiale. Cosa sta succedendo a Glory Hammer e altre novità? Avevo bisogno in quel momento di parlare di tutto quello che stava succedendo nella scena metal, e in quel momento sinceramente era veramente tanta roba, c'era tanta carne al fuoco, e avevo bisogno un po' di fare un video riassunto di tutto quello che stava succedendo. I Glory Hammer, ecco, si sono, hanno mandato via Angus McFife, era uscito il nuovo album The Powerwolf, era uscito il nuovo album degli Exdeo, un sacco di roba, un sacco di carne al fuoco, e avevo bisogno un po' di radunare il tutto e farvi partecipi, di riassumere appunto e farvi partecipi del, di quello che stava succedendo nella scena metal. Il video sull'Atmospheric Black, quello che ho girato alle cascatelle, ha veramente dell'incredibile. Pensate che ho rimandato tantissime volte, e pensate che tipo a inizio verso marzo, no, era quando era verso maggio, dissi questo lo voglio girare qua, lo voglio girare bene, lo voglio girare alle cascatelle e lo voglio fare fatto bene. Quindi continuai sempre a rimandare, a rimandare, a rimandare. Quando appunto mi si trovò l'occasione di girarlo, che poi tra l'altro l'ho girato 3 mesi fa, da adesso, dicembre a ottobre, settembre, quando l'ho girato non mi ricordo di preciso. Vabbè, comunque sta di fatto che la prima volta che sono, che ho provato ad andare alle cascatelle, non è andata benissimo. Caricai lo zaino con tutto quanto e feci la strada più lunga, e tra problemi tecnici e quant'altro il video non lo portai a casa subito, e però comunque sia tutto questo non mi ha scoraggiato, anzi tornai dopo qualche settimana, non mi ricordo se la settimana successiva o comunque sia poche settimane più tardi, e portai a casa il video, non come volevo, lo impostai in modo diverso, infatti registrai la mia voce al PC e mi fermai ogni tanto per fare appunto, per dire alcune cose, e il video comunque l'ho portato a casa, anche se avrei voluto fare qualcosa di diverso. Vi volevo far vedere la cascata dell'Arenile, mi sembra, no, o Braccio di Mare, non mi ricordo qual era, che non sono riuscito a farvi vedere bene perché c'era della gente, lasciamo perdere, tanti problemi quel video, però ne è valsa veramente la pena. Vi spiego l'easter egg di Writing on the Wall. È stato un bel video, molto divertente, e devo dire che è stato bellissimo studiare un po' tutti gli easter egg di Writing on the Wall. Sinceramente sono un po' turbato, se così vogliamo dire, dal risultato del video, però non ci posso fare niente. Il video è veramente clamoroso, ci ho messo tantissimo impegno, però non ci posso fare niente. Arriviamo quindi alla reaction di Pillars of Fire Battle of Messiness del 1914. Anche qui una nuova reaction, ci metto del mio perché vi spiego appunto la battaglia di Messines, e comunque ho fatto un bel lavoro dietro. Per essere una reaction devo dire che è andata molto bene. Arriviamo quasi ai giorni nostri, diciamo, perché arriva la prima e la seconda parte della storia di Chuck Schuldiner. Devo dire che è stato molto bello leggere appunto di Chuck Schuldiner. Io lo conoscevo, non ho mai ascoltato i Death tantissimo, cioè nel senso li ho ascoltati ma non tanto da poter parlare di Chuck, però lo conoscevo la sua fama, conoscevo come persona, e devo dire che mostro vero, era impossibile non dedicargli il video. Tra l'altro prima di fare il video avevo fatto tipo un sondaggio su Instagram per quanto riguarda quale sarebbe dovuto essere il prossimo personaggio su cui avrei dovuto appunto dedicare un video, e tra le risposte che mi sono state date c'era anche Chuck Schuldiner, e lì ho preso, diciamo, la palla al balzo. Dopodiché faccio un sondaggio appunto qui su YouTube, quale video vorreste vedere tra i tanti, mi è arrivato come 60% o un altro personaggi leggendari. Sono stato costretto a fare un altro video sui personaggi leggendari, e a quel punto ho tirato fuori l'asso nella manica, i fratelli Abbott. Avrei voluto parlarne anche prima, diciamo, al posto di Chuck Schuldiner, però comunque, visto che ho dovuto fare un altro video su personaggi leggendari, ho usato questo asso nella manica, ho tirato fuori appunto il video sulla storia di Pantera. Nel frattempo esce anche un video, il video di Nova Alexio, che parla appunto della storia del black metal e ha visitato quei luoghi
io non potevo farmi scappare la reaction, l'ho fatta in live su Twitch e sono veramente, veramente contento che finalmente qualcuno di grande abbia parlato di questo argomento in modo molto obiettivo. Dovevo fare la reaction perché trattando questi temi era impossibile non farla. Quindi niente, arriviamo all'ultimo video, che è la magia del Natale. Questo video, come vi ho detto appunto nel video in questione, ho fatto la reaction tipo 2 settimane dopo che è uscito, forse anche un mese dopo la canzone, però me la sono tenuta lì sul computer in attesa di montarci sopra la storia della tregua di Natale. Speravo di farlo prima il montaggio, però l'ho fatto tipo una settimana, la settimana di Natale se non quella prima. Ho iniziato forse quella prima di Natale e l'ho finita nella settimana di Natale. E quindi niente, siamo qui oggi appunto a ripercorrere tutto il giro di quest'anno e questo è. Per l'anno prossimo, signori, buoni propositi per l'anno prossimo, non vi dico che sarà un video a settimana. Ci provo, ma vorrei provarci a fare un video a settimana, dati gli impegni è molto difficile. Comincerò a parlarvi di una questione molto importante. Sto cercando attualmente dei collaboratori che mi diano una mano a fare tutti quanti i video per poter appunto migliorare anche l'esperienza. E sto cercando alcune figure professionali che mi diano una mano. Purtroppo, ve lo dico, attualmente lo sto facendo anch'io per passione. Non vedo un soldo neanche io. Se voi fa piacere e vi diverte fare queste cose, rimanete sintonizzati sia su YouTube che su Instagram. Presto appunto vi farò sapere cosa sto cercando attualmente. Detto questo, signori, come buoni propositi dell'anno prossimo, io l'avevo detto qualche mese fa che iniziavano le collaborazioni. Quest'anno voglio iniziare le collaborazioni sul serio, e uno dei buoni propositi dell'anno prossimo è a fare dei video con persone che ne sanno più di me, portare sul canale chi ne sa più di me in determinati argomenti e collegare il tutto con quello che porto io, cercare di migliorare sempre di più e non leggere Wikipedia, va bene? Ok? Non ve lo prometto, però cercherò di fare un riassunto a modo mio. Purtroppo è mancanza di tempo, signori, è quello che è. Io, signori, vi ringrazio per aver visto questo video fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni e ci si becca, come al solito, in un prossimo video, in un prossimo contenuto. Ciao a tutti, ragazzi.